cominciano anche le cose che non vanno. C'è una classifica così così per quelle che sono le ambizioni di queste due squadre, per quello che è il rango, la storia, il palmarès. Roma-Juventus non è una partita come le altre, è una grande classica del calcio italiano, uno di quei match che ti fa vibrare sempre. E si va, è cominciata Roma-Juve. Dentro 1-0 Roma, Gianni Abram, colpo di testa vincente, svagata qui la retroguardia bianconera. Uno contro uno, si accentra anche Cristante in quella zona, palla buona per Dybala, Dybala si coordina e fa 1-1, un gol bellissimo di Dybala che spiazza Rui Patricio e pareggia al minuto 17. Un'altra fitta che gli è arrivata, perché stava da qualche momento provando il ginocchio, evidentemente ha sentito una fitta, ah, si è accasciato. Ecco Cappisti, palla che arriva verso Mkhitaryan, si coordina col destro! 2-1 Roma, probabilmente con una deviazione o comunque con una traiettoria che tra i Ricciardi e Scelti, la Roma torna avanti col gol di Mkhitaryan. Con il destro 3-1, conclusione fantastica di Pellegrini, palla nell'angolo, secondo gol su punizione diretta per lui dopo quello di Cagliari, e al 53esimo è 3-1. Doppio cambio, perché oltre a Morata entrerà anche Arthur, usciranno Ken e Bentancur. Il tocco per Dybala, Dybala con l'esterno verso Morata, Morata se ne va via sulla destra, Morata il buon dribbling. Morata ancora, Morata attraverso di mezzo, attenzione, Locatelli! Il gol della Juventus, ha segnato la Juve, 70esimo minuto, Manuel Locatelli, 3-2, la partita è riaperta! Locatelli alza la testa, dentro la palla, attenzione, quadrato, colpo di testa, lì attenzione, Morata, Morata, tiro, poi la conclusione e la rete! Ha segnato la Juve, ha segnato Kulusevski, fuori gioco! Indicazioni e gol, e gol, e gol! E il pareggio della Juventus! Il pareggio firmato di Sadek Kulusevski! Adesso vedremo chi avrà più benzina, chi avrà più lucidità, chi avrà anche più freddezza per provare a portarsi a casa questa gara che la Juve ha rimesso in piedi nel giro veramente di pochi minuti, da 1-3 a 3-3. Prima Locatelli, poi Kulusevski. Siamo avanti noi! 4-3! Ha segnato Mattia De Sciglio e la Maria Pazzo!
Pellegrini, il tiro di Pellegrini, Sesti, poi Pellegrini ancora fuori, la parata Sesti, come all'andata, a Veretù, Sesti, dice di no, stavolta Lorenzo Pellegrini, incredibile Sesti! Finisce qui la partita, la Juventus vince una parità folle, pazzesca, incredibile, 3-4 allo Stadio Olimpico di Roma.